Benvenuti a TalkGP, questa nuova puntata estiva, un'intervista importantissima per il canale, per me. Avrei un intro, abbiamo un'intervista importante, un'intervista per cui vale la pena prepararsi e per cui voglio fare un'introduzione fatta bene, e per questo prendo in mano il libro per cui tanto vi ho tediato, Le leggende del motociclismo. Ci sono 20 leggende, tra cui Giacomo Agostini. Per presentare Giacomo leggo queste righe e poi introdurrò il mio ospite e fare questa chiacchierata. Quando ha smesso ha pianto per 3 giorni. Il ritiro non faceva parte del suo mondo, un mondo fatto di corse, donne, asfalto, benzina, avversari e vittorie, tante. Giacomo Agostini, detto Ago, Omino, ha spostato qualsiasi limite laddove è impossibile arrivare. 15 titoli mondiali, 18 nazionali, 10 titoli Tourist Trophy, la gara più matta e pericolosa del pianeta Terra. E, come se non bastasse, è l'unico italiano nella storia delle due ruote ad aver vinto la 200 miglia di Daytona. Quel giorno Kenny Roberts disse: non posso credere che Giacomo Agostini sia un essere umano. Si dice che Ago, ancora prima della partenza al via, avesse già vinto la gara. Aveva una grinta, una forza di volontà, una capacità di governare la moto e di soggiogare gli avversari che nessuno poteva fermare. Ha vinto 123 gare su 190 disputate e ha fatto segnare per 117 volte il giro veloce. Tra il 68 e il 70 ha vinto ogni gara del calendario. Vincere all'epoca non era facile, anzi, era complicato. Persino finire le corse. Giacomo ha visto morire molti dei suoi amici mentre lui continuava a correre e a vincere. Piloti meno fortunati che non poterono godersi la fine delle corse. Ago saliva sul podio, festeggiava e altri non passavano nemmeno dall'ospedale. Erano anni in cui si moriva. Uno tra tutti, l'amico e rivale di sempre, Renzo Pasolini. Ho conosciuto Ago qualche stagione fa, a Misano. Girava in sella una bici, o almeno ci provava. Qualcuno gli diceva: dai Mino, in penna! E lui rispondeva: ma sei matto, mi esce un'ernia! E rideva. Ho avuto sempre l'impressione che Giacomo Agostini fosse l'inventore della vittoria, il pioniere di un certo modo di vincere e gareggiare. Senza paura, senza fronzoli, senza ragionare con un piano B. Esisteva solo una possibilità, un obiettivo: arrivare davanti a tutti. Lo incrocio mentre lui pedala su questa specie di bicicletta e gli raccomando di non farsi male. Ago, non vorrai mica cadere, gli faccio io, tirandogliela un po'. Lui sorride e mi risponde: non sono caduto per 30 anni e non voglio cadere adesso. Una risposta che dimostra ancora oggi il temperamento, la mentalità cannibale di Agostini, un mostro delle competizioni, anche se all'orizzonte forse qualcuno poteva pareggiare i conti. Rossi non c'è riuscito, Marc Márquez nemmeno. Quanti titoli avresti vinto con queste moto? Chiedo ad Agostini e lui mi risponde: con queste moto qui, con queste protezioni qui, ne avrei vinti almeno 20. Il più grande di tutti, Giacomo Agostini, eccolo qui. Giacomo Agostini. Ciao Giacomo! Ciao a tutti voi. Ciao Giacomo. Intanto, prima domanda per rompere il ghiaccio. Come stai? Bene, fortunatamente bene. Tutto bene. Ti ho recentemente visto in televisione, che ti fermano tutti ogni volta che vai nei circuiti. Che effetto ti fa, nonostante ormai tu ovviamente sei una leggenda, ma hai lasciato le corse da tanto tempo? Che effetto ti fa essere fermato da tutti per una foto, per un abbraccio, una stretta di mano? Beh, fuori dai dubbi fa piacere perché significa che qualcosa hai dato nella tua vita, tanta gente che mi vuol bene, questo mi riempie di gioia. Certo, tante volte è pesante perché naturalmente io sono solo e ho davanti magari 2, 3, 4.000 persone che mi chiedono, eccetera, quindi io mi devo difendere da tutti e soprattutto oggi col telefonino, giustamente tutti vogliono una fotografia, però la sera arrivo e sono distrutto perché, insomma, ripeto, io sono solo con 3-4.000 persone che mi fanno, ognuno mi fa una domanda, ma io ne ho 4.000 di domande da rispondere. Però, insomma, vuol dire che, insomma, c'è gente che si ricorda ancora di Agostini e questo mi fa molto piacere. Che pilota e che persona saresti stato se avessi gareggiato in questo periodo, durante, soprattutto te lo chiedo da un punto di vista emotivo, durante l'epoca dei social network, tutta questa pressione addosso, questa tensione? Eri uno che se ne sbatteva o comunque pensi che questa esaltazione, esasperazione mediatica data dai social e non solo poteva darti fastidio anche a te? Quando sei in gara non pensi a questo, quindi i media o questa pressione mediatica non esiste. Quando corri, abbassi la visiera e parti. La pressione c'era per noi, perché la pressione purtroppo non potevi permetterti di cadere, se cadevi morivi, e quindi questa era la pressione che avevamo più di oggi. Oggi la pressione è diversa, magari perché hai tanta gente che ho tanto pubblico, tanta gente, i media sono in tanti, gli sponsor eccetera, però questo ti fa anche guadagnare di più, quindi devi accettare. Se non vuoi guadagnare di più ti nascondi, diventi anonimo, capisci? Quindi non è il fatto che adesso c'è più o c'è meno. Per vincere devi sempre dare il 100%, per vincere c'è un grande impegno, e ripeto, purtroppo il nostro impegno era questo. In più avevamo anche il pensiero che magari il giorno prima era morto un tuo collega, quindi, e tu dovevi comunque partire, correre, e questo succedeva spesso purtroppo. Cioè, le piste erano quel che erano, non erano sicure come oggi, le tute, i caschi, non c'era l'airbag, non c'era la tuta che oggi pesa 8-9 kg e la mia pesava 1 kg, oggi c'è il casco integrale. Insomma, hanno fatto tanto per la sicurezza, e questo è naturalmente un grande vantaggio per noi piloti, per i piloti di oggi, insomma. Che bello che dici per noi piloti ancora, è veramente, veramente bello. Anche perché io vado sempre in moto, io ho lasciato la moto mezz'ora fa, quindi io tutti i giorni sono in giro in moto. Ma con che moto sei in giro? Dipende, ne ho una decina, dipende il sole, la pioggia, il vento, il freddo. Qual è tra le tue 10 la preferita? La bimba da accarezzare? Oddio, ho una F4 Ago, ho la F3 Ago, ho la Brutale, ho la super veloce Ago, ho lo scooter Yamaha, quindi il T-Max, quindi ho un'altra Yamaha 750, quindi dipende anche perché le voglio usare un po' tutte, nel senso che voglio farle come i cavalli, no? Che li devi allenare, li devi certo. Ma tua moglie ti chiede di stare attento anche oggi, che ormai è tanti anni che guidi su due ruote. Ho un'età che devo saperlo io di stare attento, perché effettivamente il traffico oggi è incredibile. È una giungla. La disattenzione, la gente che guida senza attenzioni, il telefonino, lo screen della macchina soprattutto, che adesso è grande 60 centimetri, quindi dico o guardi questo o guardi la strada. Oggi c'è tanto traffico, quindi devi stare attento. Tanta gente crede di andare in macchina e pensa di essere seduto in un salotto, invece non è vero, perché la macchina o la moto è come una rivoltella carica e il colpo può partire in qualsiasi momento. Quindi dovremmo dire a tutti, e soprattutto anche agli istruttori che insegnano, che bisogna guidare a destra e bisogna essere attenti, perché appunto la macchina e la moto è una rivoltella carica. Hai ragione, assolutamente, è un'arma nelle mani, e a volte, ed è pericolosa, bisogna saperla gestire. Facciamo un passo indietro, ma in maniera molto veloce. Quando hai capito da giovane di essere speciale in qualche modo? Non dico che il tuo pensiero fosse subito diventerò un campione del mondo, ma quando ti sei reso conto di dire cavolo, ma sai che questa cosa io la so fare davvero bene? Ma direi che è stato allora, il grande amore è nato con me, insomma, nel senso che il mio amore per le due ruote, appena ho incominciato a pensare, a vedere eccetera, io volevo il motorino però poi certo, quando ho fatto la mia prima gara con una moto privata, eravamo in 40, sono arrivato secondo, dico ma probabilmente questo può essere anche il mio mestiere. Poi ho messo un po' a punto la moto, in quanto era una moto standard, diciamo. Ho messo a punto la moto e ho cominciato, ho vinto subito, battendo anche le moto ufficiali. E da lì ho capito io, hanno capito quelli che stavano vicino a me, che forse era il mio mestiere, insomma. E da lì poi la mia carriera. Se non mi ricordo male, tra l'altro da piccolo avevi partecipato a una gara in salita, da piccolo, ed eri andato subito fortissimo, o sbaglio? Ma sì, avevo 11 anni e ho vinto una coppa, era un po' tipo una gara, un po' anche dire come tipo regolarità, nel senso... Sì. Però insomma a 11 anni avevo una Guzzi 250 che non riuscivo nemmeno a tenerla in piedi. A salirci sopra. A salirci, e mi dovevano mettere su perché non toccavo per terra. E poi il peso, comunque mi sono trovato subito, perché si vede che appunto era questo dono di natura che avevo, insomma. Erano gli anni del boom economico dopo la seconda guerra mondiale e c'era comunque fame di lavoro. La tua famiglia come ha preso questa tua predisposizione, questo tuo talento? È stata all'inizio un po' combattuta o ti ha subito spronato e supportato? No, è stata molto dura, perché non volevano assolutamente. E difatti ho iniziato a 18 anni e mezzo, perché a 18 anni non si era ancora maggiorenni, quindi... Dovevo avere la firma dei genitori. Mio padre non voleva, perché diceva appunto che era uno sport pericolosissimo e quindi lui non avrebbe mai firmato la morte di suo figlio, un giorno mi ha detto. E oggi lo capisco, al tempo non l'avevo capito, però oggi lo capisco. E però insomma era la mia grande passione e così ho faticato all'inizio, perché ho dovuto fare tutto da solo. Tutto io, direi che il primo meccanico che è venuto ad assistermi, che lo chiamavo meccanico per far vedere che anch'io avevo un meccanico, era il panettiere del paese. Quando gli ho chiesto di cambiare la candela non sapeva dove fosse la candela, quindi per dire, però insomma è stato bello, perché le prime vittorie erano tutte mie, nel senso avevo una moto privata mia, avevo il meccanico che era un amico, che era il panettiere non meccanico, insomma. Però si vede che effettivamente dovevo fare questo mestiere. E tra l'altro, quando ho poi studiato la tua storia, l'ho scritta nel libro delle leggende, secondo me se tu fossi stato americano minimo 10-15 film su di te l'avrebbero fatti, nel senso che sì, no, non tu, sulla tua storia intendo. Sì, so che tu sulla tua storia, sì, so che tu hai fatto anche i fotoromanzi. Tutto, mi hanno fatto fare... Sì, sei stato uno dei primi, forse il primo pilota VIP personaggio che ha sbarcato anche, come dire, lo show business, no? Com'è stato, visto che ne stiamo parlando, com'è stato quel mondo e approcciarsi da atleta, da sportivo? Perché poi tu sei stato anche uno dei primi che aveva il rigore da atleta, che una volta si fumava, si beveva prima di entrare in pista. Ma è stato che d'inverno c'era poco da fare, perché appunto non è come oggi che possono andare in Australia, in Malesia a provare posti caldi, eccetera. Allora, quindi avevamo 3-4 mesi liberi e mi hanno proposto di fare della pubblicità, di fare questi fotoromanzi, di fare dei film, che io poi ero un po' restio, perché ho sempre detto io non sono attore, io sono motociclista, però hanno insistito, ho provato, così che almeno oggi so come si gira un film, quindi è stata un'esperienza bella anche quella, mi sono divertito, insomma, è stata, ripeto, una bella esperienza di vita, direi. Adesso volevo entrare con le prossime domande un po' più su dentro di te, nei tuoi ricordi, nei sentimenti, e volevo chiederti cosa hai provato la prima volta che hai vinto una gara del motomondiale. Qual era il sentimento principale una volta tagliato il traguardo? La gara di campionato del mondo, dici? Sì. Beh, una gioia incredibile, perché è stata la mia prima gara che facevo con l'MV Agusta al Lugo. Ho vinto questa gara che fra l'altro poi a metà gara è iniziato a piovere, quindi la stavo lottando con i grandi campioni, Gene Redman, Mike Hailwood, Tom Phillips, Phil Reed, cioè. E poi sono andato in testa, ho vinto questa gara che veramente la sera non mi sono nemmeno reso conto, per la verità. Dico gara di campionato del mondo, cioè sognavo le gincane, poi ho sognato delle garette in salita, poi ho sognato delle garette in circuito, adesso sono campione del mondo, dico, cioè, no, adesso no, non ero campione del mondo, adesso corro nei Gran Premi, quindi corro per il campionato del mondo, partecipo a gare sono validi per il campionato del mondo, quindi quasi non ci credevo, cioè mi sembrava un sogno. Tra l'altro c'è l'aneddoto che qualcuno i giorni precedenti nelle libere, nelle qualifiche, ti prendeva in giro, no? Eri il ragazzotto appena arrivato e poi tu, pam, vittoria al Nürburgring e li hai fatti ricredere subito. Eh beh sì, difatti quando sono arrivato, da Nuvolari, sono entrato in albergo, c'era tutta la squadra della Honda, della Yamaha, eccetera. Mi hanno guardato, eccetera, loro stavano già mangiando la sera alle 8, eravamo tutti nello stesso albergo. Non so, ho sentito che dicevano qualcosa, però naturalmente chi in giapponese, chi in inglese, non aveva, e poi ridevano anche. Io mi ero un attimo così, dico, ecco, cioè, forse stanno raccontando delle cose alle mie spalle. E poi quando la domenica sono ritornato, che avevo vinto, sono entrato in punta di piedi in albergo e mi guardavano tutti carini a salutarmi e a congratularsi, insomma è stata una bella cosa. Ma ti è servito per darti ancora più sprono quello che tu pensavi potesse essere qualcuno che ti parlava un po' dietro, un po' come, non so se hai presente, Michael Jordan si inventava degli avversari che in realtà non gli avevano detto delle frasi. Ti serviva da sprono avere qualcuno come avversario o comunque trovavi dentro le motivazioni, dentro di te? No, le trovavo dentro perché, sai, partecipare a gare del campionato del mondo non è che poi penso il giorno prima, che certo, ma in tutte le gare, non era solo in questa, il tuo pensiero quale, dico, beh, oggi io devo battere tutti questi, oggi devo vincere, oggi sono in forma, sono cosa, ho la bella moto, cioè, quindi è in tutte le gare che provi questo, capisci? Non perché sono entrato e c'era gente appunto che mi guardava e sorrideva. E secondo me io ti definisco l'inventore della vittoria, comunque di un certo tipo di vittoria, perché ci sono stati anni dove hai dominato vincendo ogni gara e tra l'altro dal 65 al 75, cioè le prime 10 stagioni tue nel motomondiale, alla peggio in classifica finale hai fatto secondo. Avevi una mentalità cannibale, no? Dove riuscivi a dominare. Questo te lo sei riuscito a costruire nel tempo o era un tuo modo di vivere le corse da subito, sin da piccolo, così ossessivo? Sin da piccolo, tu, come ti ho detto prima, la mia prima gara è stata la Trento Bondone, su 40 sono arrivato secondo, quindi la grinta c'era, la voglia di vincere c'era, dimostrare che ero bravo, dimostrare a me stesso anche e soprattutto che la grande passione, forse c'era qualcosa di vero, quindi era tutta una cosa mia, insomma, ecco. Credo che la componente anche di farti valere con tuo papà, no? Che all'inizio non voleva darti la firma per paura, giustamente, per il pericolo delle corse, però tu vincendo e arrivando sempre alla fine gli dimostravi di essere forte, di essere bravo, forse c'è anche quella componente. Siccome mio padre diceva, ma dove vuoi andare? Dico, con tutta questa gente, grandi campioni, eccetera, vai. Cercavi di demoralizzarmi per non farmi intraprendere questa attività, insomma. E naturalmente poi per me era la gioia anche di dimostrare a mio padre che effettivamente era una cosa, questo grande dono di natura che poi mi ha dato madre natura, quindi anche lui poi si è reso conto, diceva, probabilmente, insomma, senza probabilmente, è nato per fare questo, insomma. Ma tuo papà prima di seguire te era appassionato oppure no? No. Quindi sei stato questo mosca bianca nella famiglia e poi quando è che lo hai conquistato tuo papà? Gli hai fatto vedere quanto eri bravo? No, lui si è reso conto subito, quando la prima gara si è andato primo, secondo su 40 piloti, è logico che uno dice, beh, è una moto privata, una moto standard, cioè questo mi arriva secondo su 40, probabilmente dico, è una cosa che è giusto che faccia, insomma, cioè, ha accettato anche sempre con grande preoccupazione, grande paura, forti dubbi, insomma, perché gli incidenti ai miei tempi erano tanti. Però ha dovuto accettare, ha capito che, insomma, io ero innamorato delle due ruote e i risultati c'erano e quindi, insomma, ha avuto fiducia. Ho visto un po', trovando degli articoli, degli spezzoni quando ho scritto il libro, che tra i tuoi idoli c'era Ubbiali, è corretto? C'erano altri piloti che amavi al tempo? No, io ce n'era tanti, certo. Ubbiali era di Bergamo, quindi era 8 volte campione del mondo, era un sogno per me, pensavo, Madonna, diventare come lui, magari, cioè, sognavo, però non avrei mai pensato di diventare come lui, invece l'ho anche superato, quindi... poi avevo Provini, poi c'era Gary Hawking, era un rodesiano bravissimo, cioè, avevo un po' di piloti che seguivo, così, che ammiravo, eccetera. Per sé non è come oggi che hai tante possibilità di vedere le tute, caschi, di comprare informazioni, eccetera. Una volta era tutto, i guanti li ho fatti fare dal calzolaio, per dire. Sì, che poi Carlo poi è arrivato a 9 titoli, come poi ci arriva anche Valentino Rossi. E su questo, prima di entrare su un altro argomento, volevo chiederti se, una volta che hai smesso, quando sono arrivati i piloti talentuosi che hanno iniziato a vincere, e penso ai due che più si sono avvicinati come Valentino e Marc, se il tuo modo di vivere la competizione è: cazzarola, sono arrivati questi forti che possono magari rompermi le scatole su qualche record, oppure sei... hai raggiunto talmente tanto un livello di anche serenità, se vogliamo, sportiva e competitiva, che quella roba lì non ti tocca nemmeno. No, oddio, allora, dobbiamo essere sinceri nella vita, perché, sai, la bugia ha le gambe corte, nel senso che è logico, se i record rimangono a te, puoi essere solamente contento e non dispiaciuto. Però i record sono fatti anche per essere battuti, quindi io così ho pensato, visto Valentino e i risultati che aveva, eccetera, che un giorno poteva anche, poi invece non è riuscito. Naturalmente non è che sono dispiaciuto, perché io devo essere contento che uno mi abbia battuto e lui contento perché mi ha battuto. Cioè, una cosa, cioè, è logico che tutti cerchiamo, però con questo non è che ne faccio un dramma, dico, se arriverà un giorno, certo, e riuscirà a battere i miei record, sarò felice di essere con lui a festeggiare, ma insomma, non è che non ne farei una malattia. Però se tu mi dici se lo vuoi tu, lo vuoi dare un altro, è logico che dici lo voglio io, insomma, non so. Se Giacomo, vincere una gara, dici, beh, sono contento che la vinca l'altro. No, tu sei contento. No, certo. Certo. Ma Giacomo, stai tranquillo, perché all'orizzonte non ci sono grandi fenomeni, quindi per ora sei tranquillo. Secondo me, diciamo che la prima epoca Vale Marquez hai potuto anche tremare, ma per adesso mi sa che stai tranquillo. No, tranquillo, sì. Ecco, diciamo, Bagnai ha fatto l'anno scorso, no? La vittoria, finalmente, un italiano su una moto italiana, e qui ti chiedo qual è il tuo rapporto con MV Agusta, che poi si interruppe in maniera un po' brusca, se vogliamo, e tu hai dimostrato con grande fame di conquistare quell'ultimo titolo con Yamaha. E com'è stato quel periodo? Me lo racconti? Un po' l'essere un po' turbolento quel periodo con MV? Beh, con MV ho vinto tanto, ho avuto una grande moto, perché, sai, ci vuole il grande pilota e ci vuole anche la grande moto, quindi ho vinto tanti campionati del mondo, avevo una squadra meravigliosa, è diventata, diciamo, la mia seconda famiglia, e quindi ho avuto tante vittorie, tante gioie, tanti successi, però poi alla fine ho visto che purtroppo i motori a 2 tempi ogni anno avanzavano sempre di più, e invece con il motore a 4 tempi era difficile trovare potenza, quindi addirittura i miei meccanici, quelli che mi hanno sempre voluto bene, mi hanno consigliato di cambiare, perché effettivamente ormai il motore a 4 tempi era spremuto, non c'era più. Ma quindi è cambiato solo per una questione tecnico-meccanica, o c'erano perché io sapevo che c'erano stati anche un po' dei dissapori. Volevo vincere, dovevo cambiare. Altrimenti gli altri andavano avanti e io non avrei, quindi è stato difficile per me questa decisione, perché appunto lasciare la casa, l'MV che mi ha dato tanto, qui vicino al mio paese, eccetera, andare in Giappone, dove non conoscevo nessuno, eccetera, è stata una scelta difficile, però indovinata, perché poi ho vinto ancora 2 campionati del mondo, ho trovato delle persone squisite, mi hanno assistito in tutto, dappertutto, e quindi è stata una scelta azzeccata, direi. Assolutamente, assolutamente sì. Tra l'altro Yamaha, se uno va a vedere poi chi ha vinto il mondiale con Yamaha, veramente ci sono i nomi delle leggende di questo sport. E invece com'è stato il tuo rapporto con il patrono di MV Agusta e con i tuoi compagni di squadra, che anche quelli erano grandi campioni? Come l'hai vissuto? Augusta è stato un rapporto abbastanza... Sì, non era il rapporto di amicizia, perché con te Augusta si sentiva il conte, io mi sentivo il lui la faceva pesare questa differenza. Io ero il dipendente, lui era il padrone, capito? All'epoca era così, però mi ha sempre rispettato, mi ha sempre trattato bene, insomma, non era come il commentatore Morini, quando correva la Morini, che quando andava a Bologna mi invitava a cena, andavamo a cena, faceva quello, lui era molto sulle sue, in poche parole, un personaggio particolare, però una persona onesta, seria, e se ne intendeva, fra l'altro, una grande passione per le corse, quindi l'inizio è stato anche difficile, perché appunto mi ha chiesto, mi ha invitato a una riunione per appunto parlare per eventualmente un ingaggio, mi ha fatto aspettare 5 ore. Poi mi ha ricevuto e mi ha detto cosa io volessi, poi dico beh, probabilmente ho sbagliato porta, poi mi ha detto se ero capace di guidare le sue moto, insomma, poi mi dice allora domani vale a provare, mi ha portato a Monza, mi ha messo i birilli sul rettilineo, mi ha fatto fare le gincane che io facevo quando avevo 10 anni, insomma, però ha voluto provarmi, mi ha voluto provare, capire il carattere, eccetera, insomma, era una volpe, ecco, diciamo, era uno sgamato che sapeva, però insomma ho avuto tutto, insomma, ho avuto tutto, perché mi è sembrata una moto vincente. Ascolta, voglio aprire un attimo una parentesi un po' più, non per forza triste, nel senso che è un ricordo di un pilota che è stato un tuo grande avversario, penso anche un amico, che è Pasolini, e con questo voglio parlare un po' delle temporade romagnole, che è un tipo di gara che ovviamente non si fa più, ma di cui si parla sempre poco, c'è sempre poco ricordo, invece secondo me hanno avuto un fascino molto importante, molto particolare. Ti chiedo che rapporto c'era con Pasolini e com'era gareggiare nelle temporade. Beh, sai, era l'inizio della stagione, quindi la temporada serviva per allenarci, insomma, per allenarci, e poi, sai, andavamo in Emilia-Romagna dove c'era un pubblico fantastico. Per me è stato difficile l'inizio, però devo dire anche che Pasolini mi ha aiutato nel senso che io andavo a casa sua, andavo nella sua terra a correre, e ho incominciato a batterlo subito, e naturalmente io, sai, il pubblico era tutto dalla sua parte. Quindi per me, diciamo, il primo anno è stata dura, anche se poi piano piano ho visto che tanto pubblico è incominciato ad arrivare, è incominciato a seguirmi, e quindi poi con gli anni è diventata una bellissima cosa, perché avevo il pubblico romagnolo emiliano dalla mia parte, e avevo un'altra parte del pubblico era dalla sua, quindi direi che mi ha aiutato, perché se ci vuole l'avversario veloce, l'avversario forte, per diventare anche tu qualcuno, quindi è stato direi che mi ha aiutato a diventare quello che sono diventato, perché mi ha dato qualche volta filo da torcere, l'ho battuto tante volte, e quindi è nato un antagonismo molto da sportivi, comunque molto rispettoso, però in gara non lasciavamo perdere niente, certo. quindi è stato ed erano gare dove c'erano 50-60.000 persone, era una cosa meravigliosa, insomma, questo punto andavamo da Riccione, Rimini, Cattolica, Cesenatico, Milano Marittima, insomma, era una cosa, era bello, perché insomma io poi, venendo via dalla Lombardia, andavamo al mare, andavamo giù al mare dove appunto la passione dei motori era una cosa incredibile. Quindi queste temporade erano bellissime, perché ci servivano appunto poi per prepararci per affrontare i campionati del mondo. Sì, tra l'altro, per chi volesse approfondire, ci sono delle immagini di repertorio bellissime delle temporate, con tutte queste persone ai lati dell'asfalto, dove sfrecciavano Ago, che all'inizio era il Lombard, che poi piano piano è diventato Ago e infatti campione. Tanti anche oggi credo che io sia Emiliano Romagnolo. Sì, anche perché quando ho iniziato con la Morini, appunto che era di Bologna, quindi io ero ormai giù, quindi tanti mi credevano da quelle parti. Ma infatti io, prendendo in giro i miei amici romagnoli, dico i tre più grandi a livello di titoli piloti italiani non sono romagnoli, perché tu sei lombardo, Ubbiali è lombardo e Valentino li prende in giro perché è marchigiano, per la verità, che è molto vicino però sì. È molto vicino però all'anagrafe, quindi li prende in giro dicendo questo. Su tutte le perdite dei tuoi colleghi, so che a un certo punto ti sei rotto le scatole e hai discusso col Tourist Trophy, con l'organizzazione, perché era troppo pericolosa, e sei stato un po' il sindacalista, se vogliamo, da un punto di vista della difesa dei diritti dei piloti in quel circuito. Ti sei reso conto, nonostante tu vincessi tanto in quella gara, che non valeva la pena rischiare così tanto? Ma sai, i primi anni cioè era quello, se volevi partecipare a gare in campionato del mondo c'era anche questa gara al Tourist Trophy, una gara molto pericolosa, purtroppo ogni anno morivano 3-4 persone, 3-4 piloti ogni anno, però sai, quando sei giovane e poi dici voglio fare questo mestiere, uno ti dice, lo sapevi anche prima che si corre in queste situazioni e in queste piste, quindi, però poi dopo tanto tempo, dopo tanti anni eccetera, insomma sai, diventi grande, cominci a pensare di più e poi quel giorno appunto è morto Parlotti, lui correva al mattino alle 9:30 e io avevo il senior TT alle 11, quindi l'ho seguito al mattino, naturalmente eravamo gli unici due italiani, e purtroppo in una curva è caduto ed è morto, e io dopo mezz'ora ho dovuto prendere il via, però lì ho detto beh, ormai siamo arrivati a 200, all'epoca era 230 morti, insomma roba del genere. Ho detto beh, forse dobbiamo fare qualcosa, e allora con altri piloti ho cercato di convincerli e fargli capire insomma che non è bravura se cadi perché c'è un muro e muori, quindi non ha niente a che vedere con la bravura del pilota, quindi pian piano però stavano anche cambiando, pian piano incominciavano già a fare le piste sicure, i motodromi, cominciavano a togliere i garrai, a mettere la sabbia, insomma piano piano c'è stata questa evoluzione, e fortunatamente oggi appunto siamo arrivati al punto che puoi permetterti di cadere. Al Tourist Trophy non potevi cadere, perché cadere al Tourist Trophy voleva dire morire. Difatti oggi sono circa 256 che sono morti. Sì, continuano a gareggiare ovviamente, ma non è riconosciuta a livello internazionale. È cambiato il mondo, quindi va chi vuole andare. Io ai miei tempi invece ero obbligato, quindi dovevi andare, altrimenti perdevi i punti di campionato del mondo, perché era male come campionato del mondo, quindi oggi se vogliono andare vadano, però non sei obbligato, è questa la libertà. Sì, si assumono le loro responsabilità, come fare uno sport estremo. Esatto. E con tutti gli amici, conoscenti che hai perso, sei mai arrivato un momento a dire ma sai che non ce la faccio più a far parte di questo mondo? Cioè, no, o un momento dove ti sei messo a piangere e hai detto no? No, assolutamente no, perché ero consapevole, perché ho iniziato a fare questo lavoro e sapevo cosa andavo incontro, cosa poteva succedere, quindi è inutile poi piangere, vuoi fare una cosa poi piangere. Se hai voluto farla, la fai, e purtroppo puoi pagare anche delle conseguenze, insomma. Sei sempre stato quindi determinato, non è facile, non è scontato non avere alcun dubbio. E volevo chiederti, per andare a conclusione di questa chiacchierata, qual è stato il tuo avversario più difficile da battere, prima di tutto, e poi la tua pista preferita dove hai corso? Allora, io ho incontrato tanti campioni e tanti campioni del mondo, direi che li ho battuti, e quindi per me è stata una grande gioia dimostrare che riuscivo a battere dei grandi campioni, erano tutti campioni del mondo. Ho incontrato Phil Reed, campione del mondo, Gene Redman, campione del mondo, Mike Hailwood, campione del mondo, Luigi Taveri, campione del mondo, Tom Phillips, campione del mondo, Kenny Roberts, campione del mondo, li ho incontrati anche Lucchinelli alla fine, insomma era un campione del mondo anche lui, quindi li ho incontrati tutti e li ho battuti tutti, anch'io qualche volta ho perso, perché insomma è umano, e quindi direi però che quello forse che ho trovato più, che ha un più in più, è stato Mike Hailwood, un grande pilota, un pilota fantastico, poi direi anche umano, e ammetteva e si congratulava quando vincevi, e quindi era veramente un grande pilota. Io da lui ho cercato di vedere cosa faceva, eccetera, per poter imparare, insomma. La classica sportività inglese dell'epoca, era proprio un signore da quel punto di vista, ed le battaglie che avete fatto sono la prova di due grandi campioni, due grandi talenti. Poi hai citato Lucchinelli, che forse è uno dei talenti più puri, ma anche un po' inespressi, perché forse avrebbe meritato più di un mondiale solo che ha vinto. E invece come circuito preferito, quali sono i tuoi circuiti preferiti? Allora, dico una cosa che è un po' dalla storia, poi un po' controsenso, ma è una pista dove ti dà delle cose, delle gioie, un'adrenalina, ti dà tutto quello che un'altra pista non ti dà, il Tourist Trophy. Però purtroppo non devi pensare al rischio. Cioè, vincere il Tourist Trophy per me, quando uno vince il Tourist Trophy devi veramente inchinarti. E poi altre piste invece molto, Imola, Monza, perché Monza era la pista dove io mi allenavo, era la pista di casa mia, insomma non ne ho solamente una, insomma le piste, poi sai, le piste ti danno tanta gioia, quindi non è il fatto di dire ma qui vado bene, là no, quando sento anche oggi ma qui vado bene, là non vado bene, cioè uno, un grande pilota, deve andare bene dappertutto, perché la curva è la curva, sia a destra o a sinistra, sia in salita, sia in discesa, sia veloce, sia lenta, insomma uno che fa questo mestiere devono essere tutte belle le piste. Poi certo, poi c'è la pista che è tipo go-kart dove non ti diverte, c'è la pista dove rischi un po' di più, però ti dà più adrenalina e se vinci ti dà più gioia. Sì, ultime cose. Che marito e che genitore è stato Giacomo Agostini con tutti questi anni fuori da casa, e non è stato facile, no? Ogni sportivo ha una vita... Per me la famiglia è una cosa seria, i figli è una cosa importante, seria, devi seguirli se vuoi dare insegnamenti giusti, eccetera. Però poi lascio giudicare agli altri. Io ho fatto tutto quello che ho creduto opportuno fare, ho creduto, per poter dare un'educazione ai figli, per poter avere una famiglia unita, e quindi io ho fatto tutto di questo, però poi il giudizio lo daranno intervistate i miei figli. Se ti avessero chiesto i figli di gareggiare, cosa gli avresti risposto? Sarebbe stata dura, sempre stata dura, perché anche se oggi, diciamo, non è più, come ho detto prima, non c'è più il pericolo di una volta, però sai, può sempre succedere. Quindi sarebbe stato per me una preoccupazione in più, insomma. Però ho una figlia che naturalmente è un coso, ho un figlio che è andato a studiare in Inghilterra, quindi direi che è tornato, che era ormai grande, per poter iniziare a correre, insomma. Ultimi due flash. Ti convincono le sprint? Ma le sprint non sono male, sono divertenti, c'è il pro e il contro. Sono belle, però sai, in una giornata, il sabato devi fare le prove, poi devi fare le seconde prove, poi devi fare le qualifiche, poi devi fare le gare, sia per i piloti che per i team che per le moto, eccetera, insomma diventa abbastanza impegnativa, ecco, direi. Poi sai, tanta gente purtroppo non può arrivare il sabato a vederla, perché magari lavorano, sì, e il sabato sera in pista. Però diciamo c'è il pro e il contro. La gara è bella, fuori dai dubbi, le gare sono divertenti. Ultima, togliendo Giacomo Agostini, secondo Giacomo Agostini, qual è stato il talento più puro che il motomondiale abbia mai visto su un circuito? E sai, non lo so, nel senso che quelli che ho conosciuto io posso giudicare. Io dico Mike Hailwood. Fenomeno, grazie Giacomo. È stato uno che al Tourist Trophy, che è una gara, appunto, chi la conosce capisce cos'è, vinceva 125, vinceva la 250, vinceva la 350 e vinceva la 500. Sì, era pazzo. Poi è andato anche nelle auto, ha vinto anche lì, insomma, È stato un grande. Ma tra te, tra 3,50 e 500 avevi preferenze o ti andavano bene entrambe ugual modo? Ma entrambe, certo, la 3,50 era leggermente meno impegnativa, la moto era più leggera, meno potenza, quindi... Però sai... Perché lì le 500, se facevi un high side, ti spediva... L'ambizione, no, ma soprattutto l'ambizione è quella di correre nella classe regina, insomma, come tutti. Regina, certo. Con la 2. Quindi la classe regina è la classe regina, insomma. Giacomo, mi piacerebbe andare avanti ora a parlare con te, perché è veramente, sei un pozzo di conoscenza e ti ringrazio per aver accettato l'invito. Ti auguro buona estate, oltre che buona serata adesso. Anche a te. Alla prossima. Grazie a tutti quelli che hanno seguito questa chiacchierata. E a tutti i nostri ascoltatori. Ciao. Grazie mille. Ovviamente devono mettere like e commentare il video, perché altrimenti qua cosa stiamo a fare? Grazie. Ciao, Giacomo, ciao, un saluto. Ciao, ciao.